Ciao e bentornati sul vlog di Recensioni Minute, precisamente vlog che riguarda indietro il mese di novembre 2014. Parto quindi con il promuovere una bellissima iniziativa a mio parere, che si intitola Blood Game Geek. Se non sapete di cosa sto parlando vi rimando all'articolo sul blog del Dado Critico, è lui che ha ideato questa cosa. In sostanza si tratta di promuovere le due realtà del gioco da tavolo e della donazione di sangue volontario, metterle insieme, fare tutti quanti coming out, non dico outing perché altrimenti il Conte Goblin mi sgrida, e niente, far vedere che noi abbiamo queste due realtà nel nostro DNA, doniamo sangue e siamo giocatori. C'è qualcuno che ha detto, beh ma io da tanti anni che dono, ma tutto sommato non sono mai stato lì a mettermi in vetrina. Non è tanto una questione di mettersi o meno in vetrina, è una questione di capire quante persone abbiamo portato a donare se non l'abbiamo mai detto a nessuno. Magari nessuno sa anche che lo stai facendo, insomma è un qualcosa che c'è da fare, far sapere in giro che si gioca e far sapere in giro che c'è bisogno di sangue, c'è bisogno di donare, basta pochissimo coraggio, non fa male, ve lo assicuro, lo faccio da anni anch'io, vi tolgono poco sangue, vi danno una bellissima merenda, quindi cosa c'è di meglio di questo? E quindi niente, bravissimo il Dado che hai dato questa iniziativa, fateci sapere se partecipate anche voi. Parlando sempre di iniziative, invece ve ne dico una che ho ideato io con uno scopo un po' meno benefico, che si intitola il contest di Natale. In cosa consiste il contest? Chiedete a un vostro amico, mentre voi siete in un'altra stanza o non siete in casa, di prendere un piccolo materiale da una vostra scatola di gioco, che può essere un cubetto, un piccolo token, una carta, una qualsiasi cosa piccola, e inserirla all'interno di un'altra scatola dei vostri giochi, senza dirvi qual è lo scambio, facendo promettere al vostro amico di non dirvelo neanche sotto tortura e rimettere tutto a posto, come se niente fosse stato toccato. A questo punto sarà vostra premura riuscire a mantenervi buoni a Natale, visto che a Natale siamo tutti più buoni, cercando di rimettere a posto la cosa. Ovviamente c'è anche la versione extreme che consiste nel il vostro amico potrebbe non aver fatto questo scambio. Niente, se volete partecipare al contest fatemi sapere se siete finiti in galera o se siete riusciti a risolverlo. Ma iniziamo finalmente a parlare di giochi, e precisamente dei titoli che ho giocato nel mese di novembre, che sono stati 21 titoli diversi, per un totale di 16 titoli che vanno su questo monte per raggiungere i 150. Se avete seguito il vlog precedente saprete che ho superato i 150 titoli diversi giocati nell'anno, con più del 50% di titoli giocati nuovi per me all'interno dell'anno, quindi mi ritengo molto soddisfatto di questa cosa, ma niente, non voglio fermarmi, è un qualcosa che mi ha dato uno sprone iniziale, ma ho capito che è un ritmo che mi piace tenere e riesco a tenere. Quindi bando alle ciance, parta la sigla e si inizia con la carrellata. Ah, prima di tutto vi faccio sapere come al solito che questi giochi non saranno presi in considerazione all'interno del blog. Via la sigla! Quindi con Dark Tales, questo gioco che ho provato a Lucca come prima partita e che è molto particolare. In realtà ero un po' prevenuto sul gioco perché col fatto che aveva tutte queste immagini molto evocative, un po' queste favole in chiave gothic, dark, niente, lo stavo un po' valutando come un pregiudizio di scarsa giocabilità. Ma in realtà mi sono ricreduto, il gioco è molto scorrevole, molto fluido, ha delle dinamiche interessanti soprattutto perché alcune carte vanno in combo con le carte che avete voi, altre con quelle giocate dagli avversari e altre addirittura vanno in interazione diretta con gli avversari. Insomma, in poche regole, poche dinamiche, ha creato una bella struttura di gioco lo Zizi. Parrebbe anche che ci sono delle nuove espansioni già pianificate in modo da ampliare il mazzone con cui si gioca, e quindi niente, devo dire che, come vi dicevo, ero prevenuto, ma durante la partita mi sono divertito e devo dire che mi piacerebbe comunque giocarne una seconda, giusto per provare qualche altra carta che non sono riuscito a far entrare in combo come avrei voluto. Vi parlo poi di questo Patchwork, gioco per due giocatori di Rosenberg. La prima cosa che mi ha colpito è che non si parla di animali e di fattorie, incredibile. Ultimamente Rosenberg sta facendo tutti questi giochi con animali, con le mucche, il pascolo, eccetera. Invece in questo caso si tratta di una coperta Patchwork. Ok, non si tratta di una vera coperta Patchwork, ci sono dei pezzi tipo pentamini, tipo Tetris da dover incastrare sulla vostra plancia. Ah, due regolette, ma lo si spiega veramente in 30 secondi. Se andate a rivedervi il mio filmato di Lucca, vedete che vi ho spiegato completamente il regolamento. Ha una bella dose di tattica, una buona tensione fra i giocatori, non mette in paralisi d'analisi perché comunque vi limita molto le scelte e la partita rimane contenuta. Certo, non si può parlare di un gioco strategico o che non sia esente da fortuna di come sono stati messi i pezzi da quelli che vi servono, se sono vicini o no a voi. Però devo dire che la partita è soddisfacente. Abbiamo già giocato 5 partite io e la moglie, niente, ci rigiocheremo ancora. Patchwork è un gioco che ho decisamente promosso.
Tra i miei acquisti di Essen poi sono riuscito a provare El Gaucho, questo gioco di gestione dadi per catturare del bestiame e poi rivenderlo al mercato. In sostanza la meccanica è: si lanciano tutti i dadi in un colpo solo e poi ogni giocatore ne prenderà un tot per andare a catturare del bestiame oppure per formare delle azioni speciali sugli edifici speciali che ci sono sulla plancia. La parte di cattura del bestiame è per lo più tattica, ma potete anche decidere di investire un gaucho e sdraiarlo con un dado più basso solitamente per poi in un turno successivo giocare un secondo dado, alzarlo e catturare il bestiame. Il bestiame deve essere preso in ordine, quindi se per qualche motivo non riuscirete a mettere in ordine crescente o decrescente un nuovo tipo di bestiame, dovrete venderli. E la cosa che mi ha colpito di più di questo gioco è che l'utilizzo degli edifici speciali non è istantaneo. Voi dovrete decidere quale edificio utilizzare, ma solo dal turno successivo potrete effettivamente utilizzarne il bonus. A questo punto, nonostante il gioco rimanga molto tattico, vi dà una piccola profondità strategica. Potrete concatenare i vostri turni, dando quindi anche un discreto controllo su quello che succede. Nonostante tutti questi dadi, non mi pare ci sia questa alea che vi distrugge il gioco, anzi aiuta molto a rimanere senza paralisi d'analisi. Per ora una partita a due giocatori. Ho intenzione di provare una partita almeno con 3 o anche 4 giocatori e poi vi faccio sapere il giudizio finale. Ho giocato poi finalmente a Concept, questo gioco avevo sempre sentito giocare e urlare dagli altri, ma per motivi contingenti non ero mai riuscito a sedermici. Devo dire che è davvero uno spasso, trovo molto geniale il come siano riusciti a distillare in questi quadratini i pezzi dei concetti della realtà, che siano personaggi, che siano film, che siano concetti astratti, che siano addirittura modi di dire. Si riesce davvero ad esprimere il concetto di quello che dovete far indovinare. Certo, poi succedono situazioni ilari, tipo in un modo di dire uno al tavolo è esordito con: ho capito, il modo di dire è i vecchi utilizzano in maniera scorretta le rotonde. Non è un modo di dire, però siamo scoppiati a ridere e quindi ci sono anche queste parti surreali. Se devo trovarci qualcosa, però, allo stesso tempo il punteggio non mi convince tanto, nel senso che voi dovete cercare di far indovinare le altre squadre, che si ammazzeranno per indovinare, accaparrarsi i punti, ma tutto sommato non ci guadagnate niente. Diciamo, se doveste giocare veramente al gioco per vincere, non avreste nessuna sprone nel far indovinare gli altri, perché i punti vanno solo agli avversari. Però tutto sommato succede sempre che anche quando finiscono i segnalini punteggio si va avanti a giocare, si va avanti per tutta la serata finché non se ne ha basta o perché è arrivato un orario troppo tardi. Quindi, escludendo il punteggio, ci sono un po' di metodi alternativi di distribuire i punti, guardate pure su BGG o sulla Tana dei Goblin, queste cose. Comunque il gioco è promosso, fa la serata, fa il modo di giocare a squadre, insomma, comunque promosso a pieni voti. E veniamo quindi al primo pezzo forte, al primo peso massimo di questo elenco di giochi, che è Kanban Automotive Revolution. Un gioco in cui voi sarete dei manager in una fabbrica di automobili e dovrete dal concept dell'auto portarla all'approvvigionamento materiali, allo sviluppo e al test su pista. Tutto mentre un capo cercherà di controllare il vostro lavoro dandovi dei bonus o dei malus a seconda di quanto cattivo lo settate a inizio gioco, per fare poi dei meeting a fine di ogni mega sessione di gioco, diciamo, in cui davvero farete i punti vittoria. Il gioco è strettissimo. Ogni azione, diciamo ogni reparto, può essere attivato solo da due giocatori e uno lo attiverà alla massima potenza e uno a una potenza un po' inferiore, ma allo stesso tempo quello con potenza un po' inferiore lo farà per primo e quindi potrebbe addirittura annullare tutta la scelta di gioco del secondo giocatore. Insomma, ogni turno è una vera e propria battaglia. Si gioca per accaparrarsi quel pezzettino in più che potrete mettere in sequenza nel turno dopo, e tra l'altro l'ordine dei turni si sviluppa al contrario di come vorreste sviluppare le auto, quindi prima si azioneranno il messa in pista delle macchine e infine quello dei design. Quindi insomma vi troverete stretti da tutte le parti da un gioco, ha un bel po' di regole da masticare, ma tutto sommato riuscite tramite la ambientazione, passatemi così il termine, a ricollegarle tutte. Insomma, investiteci una serata, noi abbiamo giocato quasi 3 ore e mezza per la prima partita, però arrivate in fondo che avrete padroneggiato il gioco e la soddisfazione è tanta. Si vuole giocare sicuro la seconda partita. Molto particolari sono le dinamiche che si sviluppano all'interno di una partita di Who Am I. Voi avrete due personaggi in mano, uno nella mano sinistra e uno nella mano destra, e potrete porre domande a un giocatore a vostra scelta del tipo: nelle mani sinistre di tutti i giocatori vedi personaggi con la maglietta blu?
In base a questa risposta, in base alle domande anche degli avversari, a chi le fanno e che tipo di domanda fanno, potrete andare ad esclusione e capire esattamente quali personaggi avrete in mano. È molto particolare come gioco, c'è una forte componente di deduzione e vabbè, c'è anche una piccola componente di ricordarsi qual è la mano sinistra e destra, perché a volte abbiamo sbagliato sia nelle domande che nelle risposte. È un giochino molto semplice, di quelli che ho recuperato dalla Swampanasia Essen, e niente, è da provare sicuramente. Un gioco che mi piace e vorrò portare più volte in ludoteca. Ho giocato poi a Fantastica, che come vi dicevo ho fatto fatica sempre a trovare, ma con questa Rucksack Edition finalmente sono riuscito a metterlo in tavola e devo dire che mi è molto piaciuto. In sostanza è un gioco di deck building con un po' di differenze. Intanto ogni turno prenderete una caterva di carte in più nel vostro mazzo, quindi in un attimo avrete un mazzo molto grosso. In più, per performare alcuni tipi di azione, in sostanza catturerete nel vostro mazzo nuovi mostri che vi permetteranno di uccidere nuovi mostri, e lo scopo è fare delle quest che vi daranno dei punti vittoria. Però alcune quest possono essere fatte solo in alcuni spazi, voi avrete una vostra pedina che deve muoversi sugli spazi, quindi a volte dovrete anche uccidere mostri per poter avere questo movimento. In più, altre dinamiche particolari di questo gioco sono che potrete mettere da parte delle carte, quindi assegnarle già ad alcune quest, tenere da parte in modo da non doverle più andare a ricercare nel mazzo, o addirittura potrete tenervi in mano carte tra un turno e l'altro, quindi non siete obbligati a utilizzarle tutte, scartarle tutte, pescarne nuove 5, ma a tenerne un po'. Insomma, è un gioco che mette in tavola sia deck building che una specie di board, non è una vera e propria board, ma c'è da gestire anche il tavolo, c'è da gestire la propria mano istantanea, quella futura, controllarle queste gli avversari. Insomma, i disegni sono molto evocativi, non dico che vi sembra di essere davvero immersi in questa avventura fantastica che è pretestuosa nelle regole, però niente, mi ha colpito molto, mi piacciono i giochi di deck building e questo Fantastica ha tanti materiali e sono contento di averlo preso. E veniamo al secondo heavyweight di questo elenco di giochi, che è sicuramente Tikal, un po' datato se volete come gioco, ma che secondo me non risente del peso degli anni. In sostanza avete un gruppo di avventurieri che devono esplorare una giungla, aggiungendo degli esagoni su questa mappa, all'interno della quale ci sono dei templi. Dovrete scavare i templi, estrarne tesori, piazzare nuovi campi base, eccetera. Il tutto condito da una gestione di punti azione. Ogni turno ne avete 10 e con essi potrete muovervi, scavare, piazzare campi, eccetera. Il tutto è abbastanza ambientato, avrete un costo più alto per fare un intero campo base che non semplicemente spostarvi di una casella e così via. Il gioco è molto stretto fra i giocatori, c'è una bella dose di interazione sia in diretta che diretta, più che altro perché c'è una questione di maggioranze. Solamente chi ha la maggioranza dove c'è un tempio quando uscirà la tessera vulcano farà punti vittoria, quindi dovrete anche gestire un po' il numero di esploratori, che comunque è molto limitato. Più ne mettete su una tessera, più sarete sicuri di avere la maggioranza, ma forse era meglio distribuirli su più tessere tempio. In più, più omini bloccate su una tessera, meno potrete esplorare. Insomma, tutte queste dinamiche fanno un gioco tattico, ma allo stesso tempo molto strategico. Lo trovo molto interessante e molto pesante, non tanto nella padroneggiare la meccanica, quanto nel fatto che ogni vostra scelta ha ripercussione immediata sul punteggio di durante partita e fine partita. Esiste nel regolamento la variante poi per fare una specie di asta inizio turno fra i giocatori per la scelta delle tessere esagonali. Sinceramente non ho trovato tutto questo peso di fortuna barra sfortuna nel trovare le tessere quando le pescate inizio turno, e siccome già in due giocatori giocate per un'ora e mezza, trovo questa cosa allungare inutilmente la partita. Tra l'altro non è nemmeno ambientata, mentre tutto il resto, come vi dicevo, lo trovo un pelo ambientato. È proprio estraneo al gioco, lo allunga, aggiunge questa componente in cui potete andare ancora più in paralisi d'analisi, perché dovrete scegliere in base alla tessera quanto scommetterci per poi fare le azioni. Insomma, sinceramente non mi viene assolutamente voglia di provare questa variante, ma rigiocherò sicuramente a Tikal. Ho giocato poi a Machikoro Plus, se avete visto la mia recensione sapete già cosa ne penso, e in sostanza penso che adesso che ho inserito nel mazzone il Machikoro Plus probabilmente non lo toglierò più. La partita diventa molto più tesa fra i giocatori, ci sono belle scelte di timing, dovete decidere di prendere magari un edificio da 10-11 prima ancora di poter lanciare i due dadi, solo per la paura di non averli dopo. Se giocate in 5 giocatori gli edifici di attacco diventano ancora più cattivi e quindi ancora più divertimento. Insomma, nonostante sia un gioco retto da un lancio di dadi, è fatto in maniera tale che
non vi interessa come lanciate il dado. Giusto nelle prime fasi posso trovarlo un po' più noioso, passatemi il termine, se escono solo edifici ad alto costo, perché a quel punto si farà fatica a comprarli e quindi la crescita iniziale è un po' lenta e faticosa. Una volta però che prendete il via o semplicemente nel setup decidete che se escono tutti i costi alti lo rifate, tanto state giocando, potete decidere quello che volete, allora la partita scorre liscissima, cattivissima, ma ci coro, promossissimo per me. Il terzo gioco poi cinghialoso che ho giocato è stato Alchemists. Questo gioco è molto molto particolare, una sorta di mastermind legato a worker placement strettissimo. In sostanza, ogni azione che fate vi serve per eliminare delle ipotesi da un vostro foglietto in maniera da arrivare a identificare ogni elemento alchemico da cosa è composto. Ovviamente non riuscirete a fine partita a determinare tutti gli elementi alchemici, ma qualcuno sì. E tutto è legato da questo worker placement che vi dà interazione sia diretta che indiretta fra voi e i vostri avversari. Spesso un'azione non andrà come vorrete, certe volte non riuscirete addirittura a fare l'azione perché siete in una posizione svantaggiata rispetto ai vostri avversari, insomma molto stretto fra i giocatori, molto stretto come risorse e allo stesso tempo molto punitivo. Mi è capitato, ve lo dico perché è capitato proprio a me stesso medesimo, sono arrivato ad un punto in cui due ipotesi andavano esattamente in contrasto fra loro, non poteva essere vera sia una che l'altra. In sostanza non so come, con l'app forse ho fatto la foto sbagliata perché utilizzate un'app per sapere come sono composti gli elementi, visto che ogni partita cambia la composizione di questi elementi, altrimenti perderebbe un po' di senso la longevità. Niente, devo aver sbagliato una X o sbagliare a fare la foto. In sostanza sono arrivato in questo stallo, sono dovuto quindi tornare indietro tramite deduzioni, pensiero laterale, vedere cosa facevano gli altri, sono riuscito un po' a riportarmi avanti, ma in sostanza ho bruciato la partita, mi sono bruciato una quindicina di punti per questa cosa e niente, mi lascia però la voglia di rigiocarci. Non è un gioco per tutti, più che altro perché c'è questa dinamica di deduzione molto forte che, se giocata solo nello spuntare le cose, non vi porta a una vera e propria soluzione e potrebbe un po' spaventare più. Forse anche cadere un po' in quel mi isolo dal resto del tavolo per andare a farmi la mia deduzione, quindi fate attenzione con il gruppo di giocatori con cui lo giocate. Vado a parlarvi poi di Carcassonne Gold Rush, la seconda, diciamo, botta di Carcassonne in giro per il mondo, questa volta ambientato nel Far West. Dovete estrarre oro da miniere e andare a chiudere delle ferrovie. Oh, sapete che non mi è piaciuto come gioco? Questa cosa di estrarre l'oro dalle miniere è un po' troppo casuale quanto oro estraete. A volte riuscite a chiudere di colpo una miniera e quindi raccogliere una quantità di token smodata rispetto ai vostri avversari. Insomma, sì, in pratica vi dà tutti i turni dei punti, cosa che nel Carcassonne normale non succede. Però siccome avete pochi omini, in sostanza non li utilizzerete mai. Utilizzerete l'omino solo per piazzarlo quando avete chiuso la ferrovia, per fare i punti istantanei. E lasciarlo sdraiato nel prato come al solito, sì, ne lasciate uno, ma ne avete in totale quattro. Insomma, ha snaturato un po' l'idea di Carcassonne del portarsi avanti, nello scommettere un po', del riuscire o meno a chiudere le cose. Niente, tra i vari Carcassonne che comunque mi piacciono, questo al momento è all'ultimo posto. Chiudo poi parlandovi di Artus, questo gioco che ho trovato nell'outlet della Heidelberger e in sostanza l'ho preso solo perché mi piacevano questi tondini che si infilavano su... Non faccio gesti, va bene, ritorno a parlare di giochi. Niente, mi piacevano questi tondini che si infilavano sui piruli. Ho detto, lo prendo, tanto vediamo com'è. Allora, abbiamo giocato col regolamento base ed era orribile. Un gioco che ho detto, ma dove sta il gioco? Scelte obbligate. In pratica c'è questa tavola rotonda, voi mettete i vostri cavalieri sopra e, pescando carte nel gioco base tra cavalieri e principi, dovete muoverli su questa tavola rotonda. La tavola quindi si aggiornerà e ha un punteggio che va da più 10 a meno 15. A seconda di dove siete, ogni volta che giocate una carta, fate dei punti nella posizione in cui avete i vostri cavalieri o i vostri principi. Niente, il gioco base è tutto così. In pratica muovete sempre quello con il punteggio più alto, se dovete dar fastidio all'altro date fastidio sempre dove ha il punteggio più negativo e mi ha lasciato così. Giocando invece con la partita completa, e non capisco perché non facciano direttamente giocare con la partita completa, perché semplicemente vi aggiunge il mazzettino di scoring speciale, il gioco diventa bello. Nello scoring speciale ci sono tante carte che vi costringono a fare punti con tutti i vostri cavalieri contemporaneamente, quindi anche con quelli con punteggio negativo, e a questo punto entrano in gioco anche loro. Ci sono carte che vi costringono a fare punteggio solo con quelli negativi, a fare punteggio solo con i cavalieri piazzati in un certo modo. Insomma, diventa un po' più strategico, la tattica coinvolge tutti i cavalieri intorno alla tavola rotonda. Insomma, l'abbiamo giocato in due giocatori e finalmente è diventato un gioco. Quindi Artus, il primo gioco che ho valutato 0 e
una buona sufficienza. Boom, direi che la cavalcata di novembre è finita, stiamo quindi entrando in dicembre, ci sarà da decidere cosa fare per Natale, non lo so, boh, ditemi voi, volete che vi canto una canzone, posso suonare e cantare contemporaneamente, possiamo parlare solo di giochi a tema natalizio, ne esistono, boh, sì, vediamo, posso studiare qualcosa, per il fine anno vi posso dire già che farò sicuramente, vabbè, il vlog di dicembre per parlare del mese trascorso, ma anche quello con gli awards di fine anno, come ho fatto l'anno scorso vi parlerò di tante categorie in modo da proporvi più titoli che mi sono piaciuti, in modo che ci siano target diversi, tipologia di giochi diversi e quindi non un qualcosa di chiuso come il miglior gioco del 2014 che suscita solo polemiche e rimane un po' fine a se stesso. E niente, se avete proposte per il contest mio dell'anno prossimo, 150 titoli, boh, ormai è banale, alzare la soglia non so se ha molto senso perché poi diventa un devo giocare, magari vado a prendere giochini solo per alzare il numero, quindi niente, se avete delle proposte più interessanti, tipo scegliere un gioco che devo giocare almeno una volta ogni mese, insomma, boh, date fondo alla vostra fantasia. Vedo che questi vlog sono piaciuti, quindi niente, dai, abbiamo ancora un mese per pensare e andare a definire l'anno prossimo. Con questo basta, vi saluto, vi ricordo il Board Game Geek di cui vi ho parlato all'inizio e vi dico ciao e alla prossima.